Ciao amici da Frank Bianconero! L'Atalanta è veramente la vecchia bella Atalanta, nel senso che quest'anno ha avuto molte, diciamo così, battute d'arresto, prestazioni minori rispetto a quella che conoscevamo, ma oggi è proprio tornata in maniera prepotente. Si vedeva già nelle ultime 2 o 3 giornate dopo la fase, diciamo, al girone della Champions, ma oggi è stata tremendamente infernale quella che conoscevamo. Faccio un piccolo appunto e do ragione ancora una volta alla società Atalanta, che si dimostra una grande società, che Papu Gomez lo vorrà la Juve, premetto questo, ma ha trovato Pessina che addirittura dà ancora di più una mano in fase di non possesso e ha ottima qualità e può crescere perché ora è stato messo, diciamo, tra i titolari più o meno fisso. Ma dobbiamo dire una cosa, l'Atalanta va molto meglio come sviluppo di gioco da quando è tornato Ilicic ai suoi livelli. Perché quando Ilicic non c'era e c'era il Papu, l'Atalanta ha avuto più difficoltà. Questi sono dati e partite che si vedono anche ad occhio nudo. Questo non significa che il Papu andava messo fuori rosa, andava venduto. Se non sarebbe successo tutto ciò con Gasperini, sarebbe stato sempre meglio per la società, per i tifosi, per Gasperini, per Papu, per la squadra stessa in generale. Ma questo sta a significare che quando una società è forte e rifà e passare il messaggio che ci sono prima io società e poi tutti gli altri, nessuno deve essere messo in graduatoria prima delle gerarchie che ci sono in una società, questo a me ha fatto enormemente piacere. E poi i risultati in campo non si vedono differenze. Ripeto, Ilicic in forma è un valore assoluto, è un giocatore strepitoso. L'assist che ha fatto oggi a Pessina sul 2-0 è qualcosa di favoloso, che soltanto giocatori geniali, sperando soltanto che si rafforzi a livello caratteriale, anche se ormai il giocatore è quello dal punto di vista caratteriale, ai suoi anni, però stiamo parlando di un giocatore tra i 10 più forti del nostro campionato e tra i 3-4 tecnicamente più geniali del nostro campionato. Perciò io credo che Ilicic c'è un valore aggiunto. Il ruolo di Papu Gomez lo puoi trovare anche in diversi giocatori. Il ruolo, non sto parlando di caratteristiche, se è più forte o meno, senza mai dimenticare quello che ha dato Papu Gomez all'Atalanta, ma che anche l'Atalanta ha dato a lui. Queste sono sempre a doppio senso queste cose, mai a senso unico. Detto ciò, è stata un'Atalanta strabiliante contro un Sassuolo minuscolo, è sembrato oggi, ma dobbiamo parlare anche di questo De Zerbi, dove il Sassuolo è in calo da parecchie partite, e un allenatore che cerca di arrivare ai top club non può avere solo una strada per vincere o per giocarsi le partite o per leggere le partite. Il tiki-taka può portare vittorie se stai sempre al 100%, 100% fisicamente, vai ad attaccare sempre in alto, ti escono tutti i passaggi tecnicamente, ma quando un allenatore è capace di vedere che la squadra non è in forma, si fa un passo anche indietro e si fa anche un gioco un po' più, diciamo così, per speculare magari, perché a volte i top club non cercano allenatori perché devono fare soltanto una cosa, cercano allenatori che sappiano gestire e sappiano leggere, sappiano usare tutte le, diciamo così, gli episodi di gioco che succedono in una partita, in una stagione. Perciò, secondo me, deve anche rivedere lui che non sempre un solo gioco può portare al risultato come è convinto lui. Perché il tiki-taka, ce lo dobbiamo dimenticare, quella squadra lì che aveva super campioni per fare quel gioco. Il Sassuolo, bellissimo da vedere quando è in forma, oggi è stata, oltre alla grandissima forza dell'Atalanta indiscussa, ha meritato la vittoria anche se oggi Sassuolo sarebbe stato al 100% fisicamente. Ma si può anche cambiare strategia di gioco quando sai che vai a incontrare una squadra in questo momento molto più forte di te, tecnicamente, agonisticamente, fisicamente, chi più ne ha più ne mette. Questo è quello che penso. Complimenti ancora all'Atalanta che sta ritornando quella di prima. Ricordiamo come la Juve, che giocherà stasera, ma ne ha partiti in meno. L'Atalanta deve recuperare, se non sbaglio, quella con l'Udinese. Perciò un campionato che siamo tutti lì, siamo tutti là, si può dire in questo caso. E io rifaccio i complimenti all'Atalanta, società, squadra e Gasperini. E un saluto ai tifosi. E in più iscrivetevi al canale di Frank Bianconero, lasciate l'iscrizione e ditemi cosa ne pensate. Ciao a tutti.